Per far fronte ad una sempre più pressante richiesta di sicurezza da parte delle aziende insediate all'interno della zona industriale di Brindisi, il Consorzio ASI si è attivato per migliorare ed incrementare il livello attualmente fornito dall'impianto di videosorveglianza consortile. Con la collaborazione infatti dei maggiori istituti di vigilanza privata presenti nella zona industriale brindisina, il Consorzio ASI intende implementare un nuovo modello di security che accresca e rafforzi la percezione di sicurezza all'interno dell'agglomerato industriale, così da favorire anche maggiori investimenti e nuovi insediamenti. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa convocata presso il Consorzio ASI dal presidente Marcello Rollo. Nuovo appuntamento per la terza edizione del ciclo di seminari L'Università incontra gli attori del territorio, promosso presso la Cittadella della Ricerca nell'ambito del corso di marketing territoriale della Facoltà di Scienze della Formazione e Scienze Politiche e Sociali dell'Università del Salento. Ospite oggi l'architetto Nicolangelo Barletti, con un focus sull'importanza della pianificazione urbanistica per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle città. Il prossimo ed ultimo appuntamento è per il 21 maggio con Paolo Perrone, sindaco di Lecce, che relazionerà sulla città di Lecce tra turismo, innovazione e customer satisfaction. Crollano le compravendite immobiliari in Puglia, con punte più acute nelle province di Taranto e Brindisi, lo dice l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, ANACI Pugliese, annunciando che nel corso del 2012 sono state concluse 26.675 compravendite contro le 35.632 dell'anno precedente. Ben 9.000 transazioni in meno, pari al 25%. Il mattone, oramai, dice l'ANACI, non è più considerato un bene rifugio e al momento non si intravedono all'orizzonte segnali di ripresa. Eppure per anni è risultato il migliore investimento, tra il 1995 e il 2010 ha reso persino di più dell'oro. Dalla vendita di un immobile tutti ne sono usciti arricchiti, chi più chi meno, ma ora improvvisamente sono cambiati gli scenari. Innanzitutto è entrata in crisi la domanda, sono diminuite le richieste di acquisto, in secondo luogo non basta più aspettare un po' di tempo perché il valore della casa potrebbe rimanere stabile o addirittura calare, mentre l'inflazione continua a correre ininterrottamente. Terzo, sempre secondo l'associazione di settore, in questo momento le famiglie preferiscono di più tenersi stretti i propri risparmi o al massimo spendere qualche migliaia di euro per ristrutturare la propria abitazione. I dati elaborati dall'ANACI Puglia sui passaggi di proprietà poi sono eclatanti. Nel 2012 in provincia di Bari le transazioni sono state in tutto 10.703 contro le 14.290 dell'anno precedente. Rappresentano il 40% di quelle effettuate nell'intera Puglia. La contrazione è di un quarto. La provincia più colpita però è Taranto. Le compravendite infatti sono diminuite del 30,3%. Nonostante la forte contrazione, corrisponde comunque al 13,8% del mercato regionale. Anche Brindisi registra una flessione oltre la media, meno 26,5%. Lecce e Foggia invece si fermano sotto il dato pugliese. Entrambe hanno subito un calo del 22,6%. Presso il Maxi Cinema Andromeda, la Croce Rossa di Brindisi ha organizzato una lezione interattiva sulle manovre di disostruzione in età pediatrica. Circa 50 bambini ogni anno perdono infatti la vita per soffocamento da corpo estraneo. Fondamentale in quei momenti è un intervento tempestivo attraverso delle manovre semplici, ma che ovviamente non tutti sono in grado di affrontare. Bisogna quindi intervenire nel modo giusto nei primi drammatici momenti, evitando però di generare conseguenze che a volte possono essere disastrose. Durante l'incontro sono state quindi spiegate le manovre da effettuare per cercare di disostruire un bambino che abbia accidentalmente ingerito un corpo estraneo. Un percorso formativo che la Croce Rossa rivolge non solo alle famiglie ma anche alle scuole, quindi rivolto a genitori, nonni e insegnanti.
Non si sono presentate personalmente nessuna delle due aziende che aveva mostrato interesse alla proposta progettuale del Comune di Brindisi per il project financing per il Pala Eventi. Un colpo a sorpresa che nessuno si aspettava a Palazzo di Città, anche se entrambe hanno fatto pervenire una lettera nella quale si scusano per non poter essere presenti e chiedono un nuovo incontro, confermando il loro interesse. L'amministrazione comunque ha deciso di andare avanti e di predisporre.